La villa romana dei nonni aridi di Toscolano Maderno ospita questa serata organizzata con l'associazione Infonote. Si sente? Siamo un po'. Dicevo che la nostra villa romana dei nonni aridi ospita questa sera il concerto organizzato dall'associazione Infonote, diretta dal maestro Serafino Tedesi, che è con il coordinamento della comunità del Garda, un concerto di ottoni, un gruppo musicale del quale vi parlerà poi Serafino, che è il direttore artistico e l'organizzatore appunto di queste serate di suoni e sapori del Garda. Il comune di Toscolano Maderno ha aderito a questa rassegna già da vari anni. È una rassegna molto importante che unisce da un lato la qualità della musica e anche sostiene la sua diffusione. Dall'altro lato è anche un momento, un'occasione per riscoprire dei luoghi caratteristici delle location davvero particolari. Come dicevo, stasera siamo qua alla Villa Romana. La Villa Romana risale, questa che vedete, al primo secolo d.C. e ne vedete solo una parte, perché la sua estensione va ben oltre quello che è visibile questa sera e che è stato negli anni aperto al pubblico ed ha delle caratteristiche molto particolari. Oltre alla posizione, alla location vista lago, che è la rendeva tra le più belle ville romane dell'epoca, ha anche la caratteristica appunto di questa estensione. Un altro elemento indicativo e che ce la fa, diciamo così, riconoscere la sua appartenenza alla famiglia dei nonni Arri, una famiglia romana che aveva un notevole prestigio nella provincia bresciana. La visita, la villa romana è visitabile tutti i sabati e tutte le domeniche, secondo gli orari che sono pubblicati sul sito del comune, per chi la volesse vedere durante la giornata, in modo da apprezzarne i mosaici, ma anche lo stupendo panorama. Cedo ora la parola a Serafino Tedesi, che ringrazio per la collaborazione, e come sempre buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti, io ringrazio Veglia, ringrazio l'amministrazione comunale di Toscolano Maderno, come tutte le amministrazioni comunali che fanno parte del festival Suoni Sapori del Garda. Siamo arrivati alla 10ª edizione, un'edizione molto importante e molto lunga quest'anno, sono 25 concerti e per la prima volta tocchiamo anche Trentino Alto Adige e il Veneto, quindi con molto orgoglio posso dire che finalmente è Suoni Sapori del Garda. Il Garda ha riunito insieme la musica, ha riunito tre regioni e non è facile anche dal punto di vista logistico. Siamo in un luogo meraviglioso, devo dire che Toscolano mi offre sempre due location incredibili, la chiesa monumentale a Toscolano a Maderno e questa villa incredibile con questi scali. Io sono contento perché questa sera avremo un concerto di ottoni molto particolare, sarà un percorso che poi i ragazzi vi racconteranno nel dettaglio, tra le aree d'opera, aree famose, musiche che tutti noi riconosciamo, che fanno parte della nostra tradizione, della nostra cultura e della nostra vita. E come sempre dico, la musica ci offre la possibilità di stare per un'ora, un'ora e mezza a pensare ad altre cose, non pensare ai nostri problemi. Quindi io vi auguro un buon ascolto e spero che questo possa essere di grande sollievo per tutti noi e per tutti voi, e chiamo subito i ragazzi di Modena Brass Quartet. Grazie a tutti e buon ascolto. Bye.
fondo mi sentite tutti? Beh, vai. Al massimo il nostro tecnico Matteo. Buonasera a tutti, siamo molto felici di essere qui in questa splendida... Scusa, cos'è? Ah. In questa splendida villa romana che ci ospita questa sera sulle sponde del lago. Salutiamo la nostra ala est, la nostra ala ovest e la nostra ala sud, che dobbiamo un po' girarci a tutte le parti perché non sappiamo bene dove guardare. Allora, abbiamo aperto questo concerto con questo brano, una pavana, che fa parte di una piccola suite di tre brani rinascimentali. Rinascimentali, parliamo di musica del 500, quindi del 1500, e di area europea. Quindi abbiamo aperto con questo brano, che è una pavana, cioè una danza di stile padovano, quindi che viene come origine dalla zona padovana, scritta da un compositore spagnolo che è Don Luis Milán, compositore del 500 che in Spagna era molto in voga, e scrive appunto queste danze. Il prossimo brano invece ci spostiamo in Inghilterra, dove abbiamo... Ci spostiamo in Inghilterra, dove abbiamo invece un'Allemanda. Allemanda è una danza tedesca, e scritta da questo compositore che è Gilles Farnaby, compositore anche lui molto in voga in questi anni in Inghilterra, e sentirete che ha un tono completamente diverso. Il secondo brano invece che eseguiremo ancora dopo l'Allemanda è sempre in Inghilterra, quindi siamo sempre alla corte di Enrico VIII, il re, quello che ha ucciso le mogli, dedicava la musica alle mogli e poi le uccideva, un po' così. Sì, e scrive questo brano che si intitola Pastime with Good Company. Buon ascolto. Buon ascolto. Thank you.
Benissimo, ora passiamo a una cinquantina di anni dopo. Il programma che abbiamo pensato noi per questa sera è una sorta di viaggio nella storia della musica, che appunto è partita dal Rinascimento e arriverà, diciamo, ai tempi d'oggi, comunque alla musica pop o quasi. E quindi appunto vi abbiamo proposto un brano del Rinascimento, ora arriviamo a qualche anno dopo, quando la prima polifonia musicale avvolge anche gli strumenti musicali. Quindi la prima polifonia in realtà era riguardante quasi esclusivamente le voci, quindi si faceva in chiesa per cori, per gruppi vocali. I primi compositori appunto a portare negli strumenti musicali questa forma compositiva, che appunto è la polifonia, cioè varie linee di melodie che si intersecano tra di loro per formare appunto una struttura armonica. E questo è appunto Andrea Gabrieli. Andrea Gabrieli è un compositore che era di origine, credo, friulana, che lavora a Venezia e diventa maestro di cappella della Basilica di San Marco, e sarà appunto uno dei importanti compositori di questa scuola veneziana. Cosa fa lui? Decide di appunto di scrivere, di ricercare su una forma che nasce alla fine del Cinquecento, una forma di musica che prevede appunto la ricerca di un qualcosa da parte del compositore. Quindi scrivono queste forme musicali che servivano a ricercare un sorta di... Aiutami. Non so se l'ultima. Hanno ricercato, ma insomma cercavano qualcosa, e poi alla fine l'hanno trovato, perché hanno scritto tanta musica. La quarta dose. Esatto. Quindi Ricercare di Andrea Gabrieli.
concludiamo la nostra parte cosiddetta antica, nel senso che riguarda appunto la musica del 5-600, con quest'ultimo brano che è una battaglia, si intitola appunto La Battaglia, di Adriano Banchieri. Adriano Banchieri è un compositore di Bologna, che è attivo a Bologna, era un monaco, e scrive appunto questo brano che è un brano tradizionale appunto di quest'epoca. In queste epoche si facevano un sacco di battaglie, e queste battaglie ovviamente andavano celebrate soprattutto se si vinceva. Non è cambiato tanto. Solo che adesso non so se si celebrano ancora. Quindi succedeva che il duca o chi per esso vinceva la sua battaglia e voleva per fare una grande festa. Quindi cosa succedeva? Grande festa, si scrive della musica bellissima per fare le feste, per celebrare le battaglie. E i compositori di tutte le corti avevano questa abilità, questo dovere di comporre questa forma di brano. In questo brano cosa succederà? Veniva descritta la battaglia con la musica, quindi troveremo i suoni della battaglia evocati dalla musica. Quindi i suoni delle trombe, che le trombe erano in battaglia, servivano per comunicare tra gli eserciti, per dire cosa dovevano fare, quindi erano indispensabili. Poi abbiamo tutti i momenti della battaglia riportati in musica, quindi adesso io li leggo. Ce li ho sulla mia. Ci sono dei titoli proprio che il signor Adriano Banchieri scrive ad ogni piccolo movimento, che sono appunto le trombe, il primo, poi abbiamo il lamento dei soldati. È lamento, Ah, poi abbiamo il riposo dei soldati, poi abbiamo la danza, quindi un momento festoso. Poi abbiamo un ricordo, quindi un momento durante il riposo dei soldati, dove c'è qualcuno che ricorda i momenti felici. Sì, infatti. Poi abbiamo, attenzione, la marcia verso la battaglia. Marcia verso la battaglia. Poi cosa c'è? C'è tutta la battaglia, poi c'è tarra tan tarra, che è un disastro, insomma. Poi attenzione, lamento dei soldati feriti. Poi abbiamo la ritirata per chi le ha prese. E basta, dopo finisce tutta la storia. Sì, che amico lo dice. Tutti amici. La battaglia di Adriano Banchieri.
Ora invece ci avventuriamo in qualche secolo dopo, siamo giunti appunto all'Ottocento, abbiamo fatto un bel salto, e proponiamo come prossimo ascolto un brano tratto da una famosa opera di Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, compositore italiano per eccellenza, che ha portato l'Italia in tutto il mondo tramite le sue composizioni di opere liriche, una delle più famose appunto Rigoletto, l'opera Rigoletto che racconta di questo gobbo che faceva appunto il giullare alla corte di Mantova, e la storia di sua figlia che si innamora del duca di Mantova, lui la prende in giro, si invaghisce di lei, però si sa che lui è un po' la donna immobile, tutte queste cose, insomma era un po' così un gigolo questo duca. E Rigoletto si arrabbia e lo vuole uccidere. Sì, la storia poi insomma in realtà non ci riesce perché si sbagliano, la figlia si fa uccidere lei, insomma una tragedia come tutte le opere. Quello che vi proponiamo è il quartetto, appunto, che diciamo il culmine di tutta l'opera arriva in questo momento, dove ci sono le quattro voci principali dell'opera che dialogano tra di loro. Ci sono queste due scene dove abbiamo Rigoletto e la figlia che guardano il duca che sta amoreggiando con la titolare di una locanda, dove appunto dovrebbe andare a far uccidere il duca. C'è tutta una situazione, poi c'è un temporale anche nel mezzo del disastro. Quindi abbiamo questi quattro personaggi che potremmo anche impersonare noi direttamente, anche se lui è Maddalena, io sono Gilda, la figlia di Rigoletto, lui è Rigoletto. No, io sono il duca. No, tu sei il Rigoletto. No, perché ci scambiamo i ruoli a volte. Sì, mi viene un po' piacere. Quindi buon ascolto. Thank you.
sempre Giuseppe Verdi come non poter eseguire questo brano, e, diciamo praticamente il più famoso che l'ha reso celebre nel mondo, e soprattutto l'ha reso celebre nella sua storia proprio, cioè proprio di compositore. Diciamo che questa che eseguiremo adesso è l'opera che l'ha portato alla celebrità, perché prima insomma non è che andassero tanto bene le sue prime, insomma. Bravo, però invece con questa trionfo, wow, fantastico, bellissimo, mille repliche. Questa è proprio il botto, è proprio il botto. Questa era quella che lo basta. E quindi non la sto neanche a presentare, anche se comunque il titolo famoso non è in italiano, ma è poi diventato in inglese. Infatti abbiamo qua un esperto di inglese, madrelingua, quindi dirà lui il titolo, perché io non mi permetterei mai di dirlo male. Go Fools. Go Fools. Che in inglese vuol dire metaphor.
per 5 minuti, mentre noi facciamo una pausa, lo vediamo, ci riposiamo un attimo, prendiamo fiato, respiriamo senza ansia e ci rivediamo appunto fra 5 minuti. Grazie. Grazie.
Allora, mi hanno detto di avvicinare la cassa. Ah, ma no, ce l'ha presa, ce l'ha presa, non si può avvicinare. No, parlo più forte, mi sentite tutti? Ripetete cosa diciamo. Ah. Così vediamo se ci sentono davvero. Allora, abbiamo aperto questa seconda parte con questo brano di Claude Debussy, compositore dell'impressionismo francese, francese per tutti. Ripetete? Che cosa fa? Claude Debussy è... Scusate, mi sono dimenticato una cosa importante. Dopo volevo dire una cosa. Sì, sono un po' emozionato anche perché... Muovici. Vai. È un momento un po' importante per noi. E quindi volevo... Scusa se non ti ho detto che volevo dire questa cosa, però niente, siccome la situazione è un po' particolare, siamo tutti molto emozionati, volevo fare questo annuncio, no, anzi me lo sono scritto perché... Si sente? Si sente? No, me lo so... Guardate, chiedo scusa, mi frego solo due minuti, me lo so scritto perché sono super, cioè mi trema la voce, non so se si sente. Si sente, era un po'. A te mi chiedo un foglio, scusa. Dai, 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 va. Allora, niente. Vengo qui davanti. Dunque, questa è una serata molto importante. Molto. Specialmente per alcune persone. Sì. Specialmente per alcune persone, una in particolare. Quindi io, Francesco, Riccardo e Matteo ci teniamo a salutare questa persona, molto importante. E, a che ora chiude? Grazie, guarda che la gente chiude il quindi niente, questa sera volevo fare un augurio molto speciale a una persona che è qui presente, a cui noi siamo tutti molto grati, molto legati, insomma. E sia da parte nostra che da parte della mamma e degli amici di Laura. Auguri Carlo,
Tanti auguri. Carlo, auguri! Auguri, Carlo! Grazie. Carlo, fatti vedere. Carlo! Eccolo! Ok, adesso possiamo andare avanti. Comunque mi sono emozionato veramente, Carlo. Sta attento che ti stai avvicinando al ciotolato antico. No, questo. Adesso torniamo alla musica francese. Sì, Claude Debussy appunto ha scritto questo brano in stile jazz perché si iniziava a portare in Europa questa musica, lui l'ha sentita, a dire questa roba, prova a scriverne un pezzo, okay. Ha provato a imitare il jazz che arriva dall'America. Adesso suoneremo invece un brano appunto di questa origine, quindi l'origine della musica afroamericana degli inizi del Novecento, con uno spiritual molto famoso, Oh When They Sang, Don Marcellino. Composto da così bellino. Avviciniamo verso il termine della nostra esecuzione dei brani appunto stabiliti dalla nostra scaletta di concerto. Scaletta. Con tre brani raccolti in una piccola suite che si chiama appunto la suite dei tre gatti. Voi oggi non siete tre gatti, siete un sacco di persone, quindi non è per voi tre gatti, sono proprio tre gatti animali. Che il nostro compositore Chris Hazel è un compositore inglese del Novecento. Mi ricordo quando è nato, perché sei inglese. Questo soprattutto. Cioè, i compositori inglesi sono 10 in tutta la storia della musica. No, ce ne sono di più. Ma qua 15. L'altro ieri, comunque. L'altro ieri. Vabbè, insomma, sarà nato negli anni 50-60. È un compositore di musica di ottoni, per ottoni,
è anche un arrangiatore molto celebre nel nostro campo, perché si è dedicato appunto negli anni 80 e 90 a un famoso ensemble, Philip Jones Brass Ensemble, che è uno dei gruppi dottori che ha fatto la storia dei nostri strumenti. E tra i suoi brani abbiamo appunto questa suite dei gatti. Lui cosa, cioè, era un personaggio un po' così, cioè già uno che scrive solo per ottoni, dici chissà chi è, cioè, ha scritto per violino, per pianoforte, per questi strumenti nobili, ha scritto solo per ottoni, quindi immaginate già un po' il personaggio. E lui era anche un collezionista di gatti. Non ridete, è vero. Cioè, è un collezionista di gatti questo personaggio, è uno di quelli proprio tipo gattari, che hanno decine di gatti in casa, e ci sono anche delle trasmissioni che fanno vedere questi personaggi, no, su Real Time. Ragazzi, non c'è da ridere. Taglio. E descrive i suoi gatti con dei pezzi. Quindi abbiamo il primo brano che descrive un gatto e si chiama Borage. Poi abbiamo un altro gatto che si chiama Mr. Jams, che è un gatto evidentemente grasso poltrone, perché il brano è un brano lento, un gatto che amava riposarsi, però aveva un che di swing, quindi si vede un personaggio un po' interessante. E poi abbiamo l'ultimo gatto che si chiama Kraken. Kraken perché amava fare stampare le macchine contro qualcosa che gli faceva crack, faceva fare crack. Perché attraversava la strada quando passava proprio la macchina, e la macchina per evitare ha avuto anche delle denunce per questo motivo. Non so come vuole. Comunque vi salutiamo con questa suite, The Three Cats. Thank you.
Vado. Vai. Crack. Crack. Volevo ringraziare il signor Noni e la signora Harry che ci hanno ospitato in casa loro. Harry. Ci hanno appunto ospitato nella loro casa meravigliosa con vista lago, cioè un certo tipo, poi ero con mosaici, alto livello. E ringraziamo anche voi di essere stati così numerosi. La rassegna. Suoni e Sapori del Garda che ci ha chiamato e ospitato per questo evento, il comune e tutti quelli che dobbiamo ringraziare, del quale non lo so, però vi ringrazio comunque. E vi salutiamo con quest'ultimo brano di un compositore italiano,
che non ha bisogno di presentazione perché tutti più o meno conoscete, anche meno di più o meno. Più o meno di meno. Insomma, lo conoscete tutti. Quindi grazie e buon ascolto. Thank you.
Thank you.